È un video un pochino particolare perché volevo farvi vedere i miei acquisti da Neve Cosmetics. Questo è appunto il pacco. E volevo un pochino condividerli con voi. Ho appena realizzato il make-up tutorial con questi trucchi. Vi lascio il link qui per vederlo. Ed è quello che ho fatto adesso, quindi sui toni del verde, del grigio, con le nuove matite labbra di Neve Cosmetics, quindi anche la perfettina, e quindi per testare un pochino questi trucchi. Volevo comunque parlarne con voi insieme, in un video recensione un po' più specifico, e farveli vedere perché li ho ricevuti veramente da pochissimo, sarà un'ora. Appena li ho ricevuti ho aperto il pacco, mi sono truccata e ho fatto questi due video, uno il make-up tutorial e uno invece questo, in cui vi li faccio vedere. Allora, ho fatto questo video, premetto, per comprare questa matita che è la perfettina. Ho fatto questo ordine per comprarla perché è la matita nuova di Neve Cosmetics che serve per il contorno delle vostre labbra, quindi va a definire il contorno delle labbra ed è un nude, non è proprio trasparente completamente, però si amalgama benissimo con la vostra pelle e poi la dovete sfumare con un pennellino. L'ho presa perché è completamente naturale e mi dispiaceva comunque utilizzare una matita magari piena di siliconi, come ad esempio altre in commercio, per questa zona che comunque è molto sensibile, soggetta ad esempio nel mio caso a punti neri. Quindi ho comprato questa, l'ho utilizzata adesso appunto per la prima volta, mi è piaciuta tantissimo e poi ne ho approfittato per comprare anche un colore tra le matite colorate che hanno proposto nella collezione. Io in particolare ho questa che è la ballerina, la pink, ed è questo colore. Come vedete è un nude rosato, comunque non è chiarissimo, ma non è scuro, diciamo, comunque un colore abbastanza chiaro, molto 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 bello, lo trovo molto elegante, è opaca. Pregi di questa matita è che sicuramente si sfuma molto bene, è molto morbida, ha una mina veramente ottima, direi, e si può usare proprio per riempire tutte le labbra, come un vero e proprio rossetto, quindi non solo per fare il contorno come alcune matite perché sono molto rigide. L'unico difetto è che ha una profumazione che a me personalmente non piace, però comunque una volta che poi l'avete applicata non lo sentite più l'odore e quindi la consiglio veramente veramente tanto. Poi, dato che comunque ho fatto l'ordine, ho comprato due ombretti. Ho comprato due ombretti, ve li faccio vedere. Allora, uno è questo che è ghiaccio, bellissimo, cioè una meraviglia questo ombretto, guardate la scrivenza. Stupendo, è veramente veramente molto bello. Non ha dei glitter all'interno, è molto molto luminoso, è un po' shimmer, certo. Serve per illuminare l'arcata sopraccigliare, il dotto lacrimale, ma anche su tutta la palpebra mobile. Sono curiosa di metterlo. E poi ho preso un ombretto, diciamo da sfumatura per la piega dell'occhio, però chiaro, un colore molto elegante che è smoking. Che è questo qui, questo grigio, questo invece è matto, meglio è satinato, non ha glitter, non è shimmer, non ha brillantini, è veramente veramente molto molto bello. La scrivenza è minore rispetto all'altro, però per sfumare è ottimo e il fatto che abbia meno scrivenza comunque vi facilita perché vi permette al pennello, alle setole di prendere meno prodotto e quindi si sfuma ancora meglio, non dovete stare attenti a prendere poco prodotto alla volta ed è veramente molto elegante. Io oggi l'ho utilizzato con questo make-up sui toni del verde e poi ho messo il grigio nella piega dell'occhio anche per un look più naturale se non volete sfumare con il nero ad esempio per il giorno. E poi infine ho preso il fondotinta minerale, quello nuovo, nella colorazione light rose, perché comunque ha una pelle molto chiara, dal sottotono rosa, e quindi ho preso questo che è appunto per chi ha il sottotono rosa, e sul sito di Neve Cosmetics c'era proprio scritto che era per le ragazze anche con i capelli rossi, quindi anzi ho apprezzato molto questa cosa, avete pensato anche a noi. E sono stati carinissimi perché mi hanno mandato ovviamente la solita bustina. Questa volta è questo color salmone aranciato, molto carina, però è rotta, vedete?
tutta aperta, infatti i prodotti si erano tutti sparpagliati nella scatola e di solito mandano i regalini, di solito mi mandano sempre un ombretto, come questi diciamo nella cialda singola, questa volta invece no, ci sono rimasta un pochino male, mi hanno mandato due campioncini di crema, una crema detergente. Sono uguali, crema detergente e maschera idratante 2 in 1. Li proverò e vedrò un pochino, però preferivo ricevere sicuramente un prodotto di make-up, un ombrettino. Comunque sono stata comunque contenta e se volete vedere il make-up tutorial, cliccate qui. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Dato che molti di voi me lo chiederanno, sto indossando come vedete questi orecchini, che sono quelli che indossava Clio nel video di Capodanno. Ne ho parlato però nel video, quello del make-up tutorial, quindi se volete avere più informazioni, guardate quello, comunque scrivetemi, perché so che tantissime, tantissime di voi li state cercando, molte ragazze mi hanno già scritto, quindi perché l'avevo messo sulla pagina Facebook, quindi lo siete venute a sapere. Comunque sono contenta di darvi tutte le informazioni necessarie per trovarli, sono bellissimi.